Dunque, è la prima volta che andate lassù? Disse il pilota, appoggiandosi allo schienale del sedile, che la sospensione cardanica manteneva in posizione orizzontale. Sì, rispose Martin Gimson, senza staccare gli occhi dal cronometro. Benvenuti dal Guardiano dell'Eternità. Sigla. Con queste parole, nel 1951, prima che l'uomo fosse in grado di avventurarsi nello spazio, Arthur Clarke iniziava il suo romanzo Le sabbie di Marte, una storia ambientata principalmente sul pianeta rosso, colonizzato ormai dall'umanità e ora un importante centro di ricerca. Nonostante le numerose esplorazioni, la superficie del pianeta risultava ancora tutta da scoprire. Un anno dopo, nel 1952, la neonata collana di romanzi di fantascienza edita da Mondadori, inizialmente chiamata con il nome I romanzi di Urania, e poi successivamente chiamata solamente Urania nel 1957, ne pubblicava l'edizione italiana, dando inizio a quello che sarebbe stata un'avventura intensa e emozionante, e che allo stato attuale conta quasi 1700 numeri e una longevità di ben 70 anni di attività ininterrotta. Ispirandosi alla musa dell'astronomia Urania, la rivista si proponeva di portare in Italia le migliori opere, principalmente statunitensi, allora pubblicate da la rivista di settore con il nome di Galaxy Science Fiction. Nonostante l'alternarsi della periodicità delle uscite, prima ogni 10 giorni, poi settimanalmente, poi ogni 14 giorni, per poi approdare alla mensilità che conosciamo attualmente, il percorso della collana è stato ricco di sorprese e soddisfazioni, arrivando ad avere delle testate che comunemente vengono chiamate figlie, con il nome di Urania Collezione, Urania Giugno, Urania Mille Mondi e tanti altri, e addirittura in tempi più recenti la realizzazione di due concorsi letterari per il miglior romanzo e il miglior racconto, il premio Urania e il premio Urania Short. Durante tutto il periodo di pubblicazione della collana, tanti sono stati i curatori che si sono susseguiti. Ricordiamo Giorgio Monicelli, Fruttero e Lucentini, Gianni Montanari, Giuseppe Lippi e in tempi più recenti Francoforte. Altrettanti copertinisti hanno curato le immagini in questi 70 anni: Carl Cesar, Carlo Iacono, Luigi Doronzi, Carl Toll, Anita Klintz, Vincent Segrelli, Oscar Chigoni, Maurizio Manzieri, Massimo Resostolato, Jacopo Bruno, Cesare Croce, Paola Barbieri, Franco Barbilla. Urania ha anche cambiato diverse vesti grafiche durante il suo percorso. L'abbiamo visto con una costa bianca, poi successivamente anche con una costa rossa. Poi abbiamo visto cambiarne il logo, poi ne abbiamo visto cambiare la scritta. Insomma, abbiamo visto tante piccole varianti che hanno arricchito pian piano sempre di più la veste grafica di questa collana. E proprio nell'anno in cui Urania compie 70 anni, con l'uscita del numero 1698 dal titolo Trasformazione, che dà inizio proprio ai festeggiamenti, mi sono detto: come rendere omaggio a questa collana di cui sono appassionato, se non proprio creando un canale dedicato ad essa?
Voi a questo punto vi chiederete, ma chi sono io? Io sono Sentinel, il guardiano dell'eternità, e vi do il benvenuto nel luogo delle meraviglie, dove tutto è possibile, basta volerlo. Facendo un passo indietro, tutto è cominciato quando, poco più che adolescente, mi avvicinai al mondo della fantascienza attraverso la serie televisiva Star Trek, che tuttora seguo con lo stesso entusiasmo di allora. Attraverso i viaggi della nave stellare Enterprise, con il suo equipaggio, dapprima il capitano Kirk, poi i successivi viaggi nelle varie serie che si sono susseguite, riuscivo ad immedesimarmi in un mondo che mi faceva dimenticare per un attimo le preoccupazioni della vita quotidiana, riempiendomi di pace e tranquillità. Ma fu solo l'inizio di un lungo percorso che fino ad ora mi ha condotto, per rimanere in tema e citare una celebre frase, là dove nessun uomo è mai giunto prima. Infatti, poco dopo, scoprii che potevo trovare il medesimo entusiasmo anche nei libri dello stesso genere, con la particolarità che potevo averlo tra le mani e rileggerlo quando volevo. Fu proprio il racconto The Sentinel, da cui ho tratto il mio nome, sempre di Arthur Clarke, che mi diede lo slancio ad entrare nel mondo della letteratura fantascientifica e che mi diede modo di approcciarmi al fenomeno del collezionismo e alla possibilità di conoscere tante persone appassionate come me attraverso i momenti aggregativi che si svolgevano durante l'anno in Italia e all'estero. E fu proprio in una di queste manifestazioni letterarie di fantascienza che si svolgono in tutta Italia che conobbi la realtà di Urania Maniaco, una realtà pazzesca di appassionati di fantascienza, in primis di Urania, come dal nome si evince, che con loro sito web hanno creato una community che cresce di giorno in giorno e che mi fa piacere indicare nel link che troverete sotto a questo video. Mi piace ricordare che è il motore pulsante di questo mio progetto, senza la quale lo stesso sarebbe rimasto chiuso nel cassetto chissà per quanto tempo. Infatti, questo spazio nasce proprio come una sezione allargata del sito web, dove i pensieri scritti si trasformano in parole e immagini. Dopo questo excursus sulla storia d'Urania, sul sottoscritto e sul perché di questo canale e il progetto che ne fa parte, non mi resta che augurarvi una buona permanenza, un buon inizio di percorso. Se volete condividerlo con me, se vi è piaciuto questo video, mettete un like, cliccate sulla campanella per non perdervi nessun prossimo video, iscrivetevi al canale e buon cammino. E mi raccomando, qualora vi perdeste, seconda stella a destra e poi dritto fino al mattino.